Coglione. Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale, noi siamo i Wolf Brothers e oggi siamo ritornati su FIFA 19 per registrare il pronostico di Parma-Inter. Esatto! Vabbè, devo iniziare io con le formazioni visto che è in casa il Parma. Il Parma si schiera con un 4-3-3. In porta Sepe, in difesa Sierralta, Alves, Bastoni e Pinto. A centrocampo Scozzarella, Kučka e Barilla. E in attacco Siligardi, Inglese e Gervinho. Invece l'Inter scende in campo con un 4-2-3-1. In porta Samir Handanović. Per molti detto anche Sant' Handanović. In difesa Asamoah, Skriniar, De Vrij e Cedric Soares. CDC Vecino, Brozovic. Esterno destro Matteo Politano, esterno sinistro Ivan Perisic, la mummia, COC il ninja Raja Nengolan e in attacco non può mancare il capitano Mauro Icardi. Ok, tutto è pronto, stadio Tardini di Parma, Parma-Inter, si scende in campo. Ninja, vedi di fare le cose fatte bene, perché io ti do un'altra possibilità. Ma più che altro io devo cercare di stare un pochino calmo perché abbiamo registrato da poco Roma, Chievo Verona Roma e sì, sapete già com'è andata e sono nervoso. Infatti il Parma userà la maglia nera perché Matte è di umore nero. Sì, adesso cercherò di stare un po' tranquillo ma non lo so. Non so cosa posso dire, veramente, sono... Ho un umore di merda. La mia vita fa schifo! Ok, e dopo queste parole, signori, benvenuti allo stadio Tardini di Parma, Parma-Inter! I telecronisti non cambiano, sono sempre i Wolf Brothers! Ecco le due squadre che scendono in campo. Ricordiamo che l'Inter arriva al Tardini di Parma dopo una sconfitta a San Siro contro il Bologna. Invece il Parma arriva al Tardini dopo un pareggio fuori casa contro la Juventus. Sì, fuori casa. Cioè, questo bisogna dire, da 3-1 al 3-3. E chi è che la risolve? Gervinho. Tutto è pronto, tanto i rimpalli so già che ci sono. Dai, 1-2-3, Matteo può partire con le smadonne, Ale. Ok, iniziamo col Parma, Barilla, Sierralta. Barilla, Kučka, ecco lì, a scatto subito, così siamo a posto. Asamoah recupera, Brozovic, Vecino, la garra Charrua, fermato. Bravo Scozzarella, Gervinho, proviamo a mettere un po' il turbo con Gervinho, la mette in mezzo, non c'è arrivato. Tiene Barilla, Kučka! Fuori. Il Parma inizia a farsi vedere. Handanović l'invia a trovare il capitano di testa, non trova Politano che però Scozzarella si prende il pallone. Scozzarella. Brozovic, Skriniar, il ninja di prima Asamoah, il capitano Icardi per Asamoah al tiro, Sepe con qualche problema mette in calcio d'angolo. La bandierina, Ivan Perisic, cross in mezzo, trovare De Vrij, Skriniar! Fuori. Rinviamo. Sepe su. Oh, almeno questo sa rinviare abbastanza decente. Pinto. Scozzarella. Gervinho. Scozzarella. Gervinho. Pinto. Se si toglieva il difensore era buona. Andiamo un po' a Bastoni. Barilla. Era buona l'idea. Il ninja sbaglia un po'. Ah, il pallone non passa per Inglese purtroppo. Politano con qualche problema. Cedric Soares per Icardi. Icardi sulla fascia fermato. Bravissimo Bastoni, molto bravo. Scozzarella, Gervinho,
Inglese. Prova a vedere Gervinho. Ma dai! Il potere salva Ma l'Inter. io non ci credo! Che poi qua non è il potere del È rimpallo, il ma... potere del culo. Esatto. Dai, ma... Non è noleggiato un pianto questo, eh. Gervinho. Inglese. Tiro. Andanovic. Bocca al portiere, sapevo io. Inglese. Fermato, Vessino sbaglia, il pallone ritorna a Vessino. Strano, eh. Icardi per il ninja che non corre e non lotta. Sepe, bravo Sepe. Tu sì che sei intelligente. Vieni a Roma, fammi sto favore. Ok. Vai, Maurizio, che l'hai visto? Vai, Poli! 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 Sepe. Ovviamente i tic, 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 tic. In mezzo al colpo di Gervinho, colpo di testa di merda. Gervinho la controlla. Cos'era? Cos'era quella roba? Scusate. Non ho capito il colpo di testa. Sì, vabbè, addormentati, inglese, con calma. Tranquillo. Cioè, fatti la tisana, già che ci sei. Attenzione, No! inglese! Inglese! Skriniar! Inglese! Matteo! Bravo No, Skriniar! dai, ma non ci voglio credere, ma dai. Ma sì, ma porca miseria, mi impiglio anche con le cuffie! No, dai, non ci credo, io non ci voglio credere, cioè, non, no, non è possibile, non è possibile. Cioè, dai. No, io vorrei sapere cosa ho fatto di male nella mia vita, cioè, io non lo so. Io non lo so, queste due partite, veramente. Passaggio, passaggio. Andiamo a passare. Andanovic, pericolo! Bravo, bravo De Vrij a chiudere. Asamoah, bravissimo, spazza via Icardi, stoppa. Politano prova a partire, Poli vede il ninja. Qua ha servito male Nengolan. Bravissimo Andanovic con il pugno, spazza via il pallone. Non è ancora finita la partita, siamo al 49esimo. Finisce il primo tempo. Parma-Inter 0-0. Ricordiamo che anche Chievo-Verona-Roma era 0-0 a fine primo tempo. Poi, nel secondo, è successo quello che è successo. Il potere ha colpito. Brozovic, Icardi, Vecino, Icardi, il ninja! Sepe, blocca, senza problemi. Non... Porca miseria! Parma in vantaggio, Siligardi. Yeah! Cioè, c'ho un rumore talmente del Menga che non riesco neanche a sorridere col gol, anche se sono in vantaggio. Non c'è verso, non c'è verso, non c'è La verso. Roma t'ha distrutto. No, ma hai distrutto anche te! Cosa c'entro io, Ma c'è te? certe botte di culo che fanno spavento, Ma lo devi cioè! sapere, io ho il potere! Dov'è la difesa qua, ragazzi? Porca miseria! Allora, vediamo di svegliarci. Vai Poli! Vai Poli! La parata Sepe? No, mi sa che è andata. Non lo so. Vediamo il replay. Il tiro di Politano, perfetto. No, non l'ha toccata. Asamoah recupera. Vessino. Icardi. Poli! Per il ninja! Il ninja! Sepe, non ci credo! Icardi! Ha segnato Icardi 1-1.
Il potere ha colpito e ha purgato il Parma. Porco Dio! E questo me lo devi far dire! Porco Dio! Cioè, dai, no, 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 no! No, dai! No, ma non ci voglio credere! No, cioè, no, dai! Dai, su Matt, manca Ma dai, su poco. matte cosa? Manca Dai, no, non poco. è giù, cioè, dai, non è possibile, ma vaffanculo, va. Sì, dai, poi 2-1, ma dai, ma porco Dio, porco Dio, e porco Dio, e porco Dio. Brozovic, Vecino, Perisic, Perisic, Ivan Perisic, prova il tiro! Sepe blocca. Qua ha voluto strafare Ivan. È stato un po' egoista, potevo giocarmela meglio. Dai, vabbè. Sì, dai, ci mette 50 anni a controllarla su, dai, ma... Cioè, ma che gusto c'è? Ma che gusto c'è a giocare così? Ma che gusto c'è? Io veramente non lo so. Io non so cosa ho fatto di male per una cosa del genere. Non lo so. Cioè, non è possibile, dai, che cavolo. Sì, dai, vabbè. 80 anni a fare un passaggio, ma sì, dai, su. Dai, che fa 3-1, no. Adesso lo fa. Sei in vantaggio 2-1, c'è una fortuna della Madonna. E si lamenta 3-1, pure. Sì, 3-1, dai, la gara vabbè. Sì, la c'arrua, gara c'arrua di sto catto, Vecino. la gara c'arrua. Eccolo lì, guarda, 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 boom. E là, no, rimpallo a favore. Grazie FIFA, ogni tanto. Facciamo, dai, passiamola lì. Riproviamoci, inglese, tiro fuori. No, gol, grazie, grazie Aia, FIFA. qua Sì. si riapre all'86esimo. Vai Ninja, provaci! Calcio d'angolo. Ovviamente la deviazione che non si... Quello lì si deve allacciare la scarpa, fa la deviazione. Beh, sì, dai. Cross in mezzo, 3-2. Gol, È gol, vabbè. è gol! Il gol di Ah, Rajan Nainggolan! 4-2, 88. Vediamo con la Goal Line Technology se il pallone era entrato. sì, è Sì. entrato. La goal line technology ovviamente mi deve portare sfiga a me. Rido, rido. Ridiamo, dai, ridiamo, dai, è bella la vita. Sì, è bella la vita, è bellissima la vita. È bellissima, ragazzi. Sorridete alla vita, anche se ogni volta, anche se va sempre di merda. Sì, sorridiamo, sì. Yuhu, yeah, ah, ah, sì, dai, yeah. Che bello. Dai, palla qui, vai, il difensore ti sfiora e la perdi. Yuhu, Aleo, 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 ale, 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 ale,
Siamo agli sgoccioli di questa partita. Sono scaduti 3 minuti di recupero. E finisce la partita. L'Inter batte 4-2 il Parma. Forse nella realtà non succede, ragazzi, perché l'Inter, ricordiamo, che è in crisi. Però col Parma cercherà il riscatto. Eccoli qua, l'abbraccio tra i giocatori. Una bella partita, il Parma ci ha provato fino alla fine, non ha mai mollato. Ok ragazzi, la partita è finita. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Chiudi se è così. Questo video te, perché io non ho più parole. Lasciate un like, lasciate un commento qua sotto. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Vi ricordiamo di scrivere sotto i commenti come finirà la partita Parma-Inter in campionato. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella regà!